Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi, quest'oggi celebriamo la festa di San Mattia Apostolo e siamo invitati a continuare il nostro cammino dove vogliamo aprire il cuore alla luce dello Spirito Santo che già penetra in noi, dono del Signore risorto. Ci raccogliamo. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio, abbia misericordia di tutti noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai voluto aggregare Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi, che abbiamo ricevuto in sorte la tua amicizia, di essere contati nel numero degli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo la parola di Dio, quest'oggi preghiamo soprattutto per le persone che si trovano in difficoltà, soprattutto a livello di malattie, che siamo al nostro Donato, che sta combattendo già da vari mesi, anche se sta recuperando piano piano, Alice, che anche la salute, Luisa e anche altre persone che devono vivere situazioni complicate. Ci prendiamo ancora 30 secondi prima di ascoltare. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro
si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel Libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione». Ne proposero due: Giuseppe detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Alleluia, alleluia, alleluia. Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Alleluia, alleluia, alleluia. Chi è come il Signore nostro Dio che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Alleluia, alleluia, alleluia. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri». Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia.
Qui davvero c'è poco da aggiungere, è modo di dire. C'è molto da ascoltare, non tanto a livello di quantità, ma c'è davvero il silenzio da, come contesto che permetta di far entrare più profondamente possibile queste parole di una bellezza inaudita. E le parole di una bellezza inaudita andrebbero molto di più tenute presenti, andrebbero privilegiate rispetto a tante altre parole che girano nella nostra mente e che escono dalla nostra bocca. Il peccato, amici, non è tanto fare azioni cattive, è non accogliere queste parole, o accogliere in maniera distratta, in maniera un po' veloce, dai, sì, tanto alla fine. Cosa ci dice? Vale, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, tanto dai, su, rimanete nel mio amore, tutte cose così. E sono più importanti le nostre preghiere, no? Le nostre parole, di queste. Delle parole che il Signore dice, no? Noi crediamo che siano più importanti le nostre? Purtroppo sì. Se solo sentissimo con regolarità, come sentiamo un telegiornale, queste parole, credo che ci modificherebbero, ci trasformerebbero continuamente. Qui c'è veramente la fonte, l'energia della vita, l'energia dell'amore. E qui per ogni parola, ogni frase, ogni mezza frase, un quarto di frase, ci vorrebbe una trattazione. Ecco che i 10 minuti canonici che non sono da superare in una presunta cosiddetta omelia, cosa irricevibile. Siamo troppo pieni delle nostre chiacchiere, la verità è questa, e non riusciamo a distinguere che ci sono parole che danno vita e parole che invece non danno vita. C'è un cuore che sa cosa dice e sa donare vita, altri no, forse neanche il tuo. Come il Padre ha amato me. Uno pensa, anche io ho amato lui. No, anche io ho amato voi. Già questa rompe tutti i muri che ci sono fra terra e cielo. Rompe ogni possibilità di sentirsi fuori, lontani dall'amore di Dio. Il Padre dice. Il mio Padre, che è anche Padre vostro, Padre, papà, babbo, abba, padre, madre, più di chiunque altro. Nessuno è capace di essere padre e madre come il Padre. Nessuno sa amare come il mistero di Dio Padre. Già un'indicazione come questa vale più di 1.000 miliardi di euro. E infatti, non a caso, poco dopo ci dice anche che cosa, come dobbiamo agire. Rimanete nel mio amore. Il vostro pericolo è quello di scappare via da me, di andarvene. Avete altro da fare, quindi ciao, abbiamo finito, abbiamo sistemato la pratica messa, abbiamo sistemato la pratica Vangelo, dobbiamo sistemare con la pratica Dio e dobbiamo fare altro. Quello veramente conta. No, rimanete nel mio amore. Guardate bene, è Gesù che sta parlando, non uno a caso. E qui credo che davvero dovremmo aggiornare di continuo quello che noi pensiamo di Gesù, quello che abbiamo nel cuore in riferimento a Gesù e ciò che Gesù noi pensiamo è Lui per noi. È Lui per te, perché il problema è questo. Chi è Gesù per te? Cosa hai capito che Gesù fa a te? Chi è Gesù per te? Allora lo tieni nel tuo cuore. Rimanete nel mio amore. Ancora di più. Rimanete dentro questo legame di amore, il mio legame di amore col Padre. Ma lo dono a voi. Se siete legami d'amore con me, entrate in legame d'amore anche col Padre.
Poi certo c'è il tentare di camminare nelle sue indicazioni, nei suoi insegnamenti, di mettere i piedi nei suoi sentieri, chiamati comandamenti. E qui un'altra parola equivoca, ambigua, che normalmente ci schiaccia, ci butta fuori strada, blocca proprio il cuore. Essere cristiani non vuol dire osservare dei comandamenti, proprio per niente. Rimanete nel mio amore, questo sì. Perché? Perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Quindi c'è un obiettivo, amici, c'è un obiettivo che è quello della pienezza della vita. La mia gioia, non sei felice perché ti è andato bene qualcosa o perché sei più bravo. Sei felice perché la mia gioia, e sta parlando del risorto, guardate bene. Sì, questo discorso è probabilmente stato fatto dopo l'ultima cena, ma in realtà è il risorto qui che sta parlando. La mia gioia in te, la gioia della risurrezione, la gioia del trasfigurato, e la tua gioia sia piena. Anche se abbiamo sempre qualche cosa che non va, anche se abbiamo sempre una parte della vita e di noi stessi che ci rimprovera, che ci guarda un po' in cagnesco, qualcun altro che si incarica di renderci negativa la vita, che ci tratta male, che non ci ama, che non ci rispetta. Proprio per questo abbiamo bisogno che la tua gioia, Signore, sia in noi. La tua gioia, la gioia del risorto, di colui che ha vinto la morte, di colui che ha vinto ogni pandemia, che ha vinto ogni fragilità, l'ha vissuta e l'amore è stato più grande, ha riempito il vuoto di questa fragilità. E allora ecco che arriviamo qui al passo successivo. Il mio comandamento, quindi la mia indicazione è questa per voi, oltre a rimanere in me, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Se c'è una frase che sinceramente non si finisce di comprendere, è proprio questa. Se c'è una frase che ci sta sempre più in là, sempre davanti, è questa. Che vi amiate gli uni gli altri. Quindi il fatto che tu entri in un rapporto d'amore con me, rimani in me ed entri quindi a contatto con l'amore che il Padre ha per me e quindi per te, diventa per te che cosa? La strada dell'amare le altre persone. L'amare. Che vi amiate gli uni gli altri. Cioè che riesci a distruggere, ad abbattere i dardi infuocati del nemico. Che riesci a togliere da quella posizione normalmente negativa dove noi mettiamo gli altri perché ci trattano male, dove riesci a togliere dal tuo io quella parte di te di cui spesso e volentieri non sei neanche cosciente che giudica le altre persone e non le ama. È una battaglia grossa, certamente, però questo sarebbe impossibile se fosse qualcosa di soltanto umano, soltanto in mano mia, sarebbe impossibile. Ma come io ho amato voi, ecco perché è possibile amare gli altri, ecco perché è possibile farsi prossimo, ecco perché è possibile disinnescare anche le parti più negative o le persone che ti attaccano, che ti giudicano, che ti colpiscono. Perché io continuo ad amare voi, io continuo ad amare te. E il mio amore è l'amore del Padre. Non si accontenta ancora, non è ancora finito. C'è un crescendo mezza frase dopo mezza frase. E qual è l'amore più grande? Dove alla fine queste parole trovano la loro verità? Nel fatto che uno dà la sua vita. Dà la sua vita per le altre persone. Dà la sua vita per i propri amici, dare la vita. Non vuol dire morire subito, vuol dire dare la vita. Io vivo per il bene altrui, per la felicità altrui. E quindi riempio di amore le altre persone. E poi bellissimo.
bellissimo questo fatto che quindi, vivendo questa logica, si diventa non più servi ma amici, suoi amici, siete miei amici, vi chiamo amici, tu. Questo è importante perché questa parola, che purtroppo è una delle tante parole inflazionate della nostra cultura e anche della nostra Chiesa, la parola amico, ma in bocca a Gesù, vi chiamo amici, qui non ci sono altri brani, notate, gli altri evangelisti non tirano fuori una chicca del genere. E notate che a Giuda gli viene detto amico. Ma in realtà è lui che ci chiama amici. Cosa significa? Mi viene in mente Mattia e gli altri. Amico, amici, amico non solo te, ma amici, c'è un gruppo di persone che sono amiche. Io credo che in ogni comunità c'è un gruppo di persone che si identifica, si ritrova nell'amicizia di Gesù. Non per fare delle classifiche, delle distinzioni, ma è così. C'è qualcuno che è pronto a dedicarsi a Gesù molto e qualcun altro molto meno. Come attenzione è molto facile che anche in parrocchia, nella comunità, si rischi di lasciarsi prendere dalle cose da fare e si rischi di pensare anche qui in fondo la vita, tutto quello che si fa in una visione funzionale. E invece no, no, no. Qui si agisce perché si è amici del Signore. Io non sono prete perché devo fare il prete, ma perché il Signore l'ho scoperto come mio amico, amico alla mia persona, amico alla mia vita. E Lui mi ha vinto le voci negative in me, ha vinto tutte le altre presunte amicizie che riempivano la mia esistenza. E allora ho capito che a un amico così non puoi rispondergli in altra maniera se non con la stessa qualità dell'amicizia ricca di amore. E più cammini sul suo sentiero, più lo trovi, più senti che lui è dentro di te ed è nel tuo presente. E vi ho chiamato amici perché vi ho fatto udire qualcosa che non avete mai sentito, cioè vi ho svelato il Padre e vi ho detto le parole del Padre. E vi ho tolto da un Dio generico, vi ho tolto da un Dio minaccioso, vi ho tolto da un Dio che non si capisce mai cosa vuole, vi ho tolto da un rapporto con un Dio formale, istituzionale, un Dio al quale si dà del voi, anche se questo per carità faceva parte della cultura contadina del passato e voleva essere un segno di grande rispetto, purtroppo però poi favoriva anche una grande distanza. E invece no, qui c'è proprio un sentirsi figli nel Figlio. E Gesù continuamente attraverso lo Spirito ci svela il Padre, questo rapporto affettuoso, intimo, che noi riserviamo soltanto a qualcuno e in particolare ai familiari più stretti, quando va bene. E leggiamo con quante persone davvero siamo proprio aperti, siamo davvero intimi, pochissime. Ecco, spesso anche con i familiari fatica essere intimi. Una, due, tre persone forse, massimo. Ecco, ma questo ci deve far capire come Dio Padre in Gesù, nello Spirito, ci guarda. Ci guarda con questa intimità. Questo è sconvolgente per un essere umano, è sconvolgente per gli esseri umani, che normalmente fanno riferimento alla divinità secondo altre categorie, altri pensieri, e la divinità è solo qualcosa molto lontana, che fa paura quasi, senza quasi. E poi alla fine, con
la conclusione, che poi non è una conclusione perché la pericope chiaramente va avanti, non è ancora la fine proprio per niente, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, che vuol dire? E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Quindi qui il mistero si infittisce, perché sembra quasi che siamo dentro questo sguardo di amore che ci precede. E un po' è così. Però è uno sguardo di amore che non ti costringe proprio per niente. Non ti dice quello che devi fare. Perché è uno sguardo di amore, una scelta. Ti chiamo io. Mamma mia. Anche qui c'è da essere stravolti rispetto alla mentalità corrente, rispetto all'idea che hai di te stesso. Tu sei stato scelto dal Signore, ma non c'è nessuno che ti può dire il contrario. E questa scelta continua, è una scelta nel presente, è una scelta in mezzo ai rischi, alle contraddizioni, agli errori. Puoi incontrare l'esperienza di Pietro che rinnega, di Pietro che cerca di difendere Gesù e invece fa peggio. L'esperienza di Giuda, ed ecco Mattia. Eh sì, è un gioco aperto, capite? L'esperienza di fede in realtà è un'esperienza di amore. È un'esperienza di amore aperta al presente e al futuro. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Vorrei stare attento però a non cadere in una facile e ambigua interpretazione di questa frase. Io non so neanche io cosa è giusto chiedere o non chiedere. E mi viene da chiedere tutto quello che non ho, tutto quello che mi sembra giusto chiedere, ma capisco che posso chiedere sensatamente soltanto che il loro amore sia in me, che il loro amore sia la guida in questo momento di vita, che la loro presenza sia forte in me, in noi, perché allora può concretizzarsi quello che è il sogno di Gesù, il regno di Dio, già su questa terra. Questo vi comando, qui ce lo comanda proprio, che vi amiate gli uni gli altri. Troppe volte siamo proiettati all'esterno, beh, magari, qualche volta fa anche bene, però siamo troppo poco attenti all'interno. Il vero Evangelo non sta nel fatto che ci sono persone che si occupano dei bisognosi, dei diseredati e delle persone che non hanno i mezzi per il proprio sostentamento. Il vero Evangelo sta nel fatto che c'è un gruppo di persone come i primi apostoli e la prima comunità che vive della luce dell'amore di Dio, che vive dentro l'amore trinitario e che quindi continuamente sconfigge il male che gli si presenta in tanti piccoli e grandi modi, più o meno esplicite, sia che sia un male esteriormente verificabile, sia che sia un male dentro, che è molto più difficile da scavare, perché molte volte facciamo finta di non averlo o lo tolleriamo perché io la penso così e a sbagliare l'altro. Che vi amiate gli uni gli altri. La vera vetta alla fine è proprio questa, cioè che continuiate ad amarvi malgrado, oltre, dentro, i guai, le contraddizioni, le fragilità, le diversità fra voi. Le diversità, pensate alla diversità del gruppo dei 12, uno diverso dall'altro, e quante volte infatti o litigavano o non capivano Gesù. Eppure sono andati avanti, eppure Gesù li ha tenuti uniti, ma senza costringere nessuno. Volete andarvene? Potete, fate come volete. Io vi ho chiamati, ma potete andarvene. Questo, ragazzi, amici miei, è il linguaggio dell'amore. È un linguaggio, ma di amore detto così, scusate, sembra veramente poca cosa, banale. È un linguaggio che va oltre, ben oltre le nostre teste, la nostra comprensione. Eppure è il linguaggio per noi. È il linguaggio che il Signore ci dona questa sera
in questo tempo di pandemia, fase 2, quando ormai abbiamo iniziato un po' a uscire di casa, con tutte le difficoltà e le prudenze del caso, così un po' misto fra l'insicurezza e la gioia di riprendere un po' i ritmi, un pochino più di movimento, di vita, perché ne abbiamo anche bisogno, che vi amiate gli uni gli altri. Questo è il vero obiettivo dei cristiani, è il vero obiettivo di una parrocchia, di una chiesa, di una comunità. Ma non, ripeto, non a partire da forze umane, da sensibilità umana, perché è una battaglia che si perde subito, ma proprio perché c'è questa contemplazione, questo essere abitati dall'amore trinitario. E queste parole ci servono tantissimo, per strappare la nostra anima alle altre parole. Rimanete nel mio amore. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Bisognerebbe prendere un quaderno e mettere, oppure scrivere in carattere capitale queste frasi. E di guardarle spesso, lasciarsi toccare spesso. Perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena. Amici, stiamo parlando del mistero di Dio, Trinità, il Dio dell'universo stiamo parlando. Non so se è chiaro. È chiaro per modo di dire, perché in realtà si apre un mistero infinito che non basterebbero 50 vite umane per viverlo pienamente. Solo questa contemplazione, sarebbe capace di liberarci da ogni male, di toglierci addosso ogni zavorra. Vi ho chiamato amici, non servi, ma amici. Che vuol dire? Pensaci. Pensa se l'hai avuto, se ce l'hai adesso, il tuo miglior amico, la tua migliore amica, chi è? Quello con cui ti apri interamente, con cui non temi nulla. O tu puoi essere per qualcun altro. Questo è Gesù, lo Spirito Santo. Gesù ti guarda come suo amico. Ti svela tutto. Ti si pone totalmente con affetto, con amore. Ti abbraccia, ti sorride. Corre con te, gioca con te. Ride con te. Prende l'aperitivo con te. Sta vicino a te quando tu sei nel tuo letto malato. Sta vicino a te, cammina con te quando il tuo sentiero è molto ripido, ma anche quando è in discesa, che potrebbe essere ripido ugualmente, anche quando devi scalare una montagna. Ecco, pregare significa stare nella luce di queste parole. Pregare significa tenere nel cuore e nella mente queste parole. Lasciare che queste parole trasformino la tua anima, la tua idea di te, la tua idea degli altri, la tua idea della tua vita, la tua idea dei tuoi obiettivi di vita. Ecco allora che nasce un uomo nuovo, una donna nuova. Nasce il cristiano, cioè un uomo amato dalla Trinità che vive la sua vita dentro l'amore trinitario e che può permettersi di usare il linguaggio
più affettuoso e più familiare, più intimo che ci sia, il linguaggio degli amanti in riferimento a Dio. L'ho detto tante volte, se c'è una cosa che la nostra cultura, anche religiosa, ci ha purtroppo distrutto, ha messo da una parte, senza volere magari, certo, da una parte gli affetti e dall'altra Dio. Per fortuna che c'è la Madonna ogni tanto che, ma se Dio lo teniamo dalla parte dei non affetti, stiamo sbagliando strada, perché il Vangelo e Gesù ci dice tutt'altro. Gesù rompe con il comandamento nudo e crudo, con la visione formale e legale, rompe col funzionalismo, col pastoralismo, rompe anche con l'eccesso di saccenza e di presunzione, poiché magari si è acuti o perché uno ha studiato molto. Alla fine la verità è molto più semplice. E il troppo studio, diceva Coelho, affatica il corpo. In realtà vuol dire il troppo studio rischia di mandare fuori strada. No. Qui c'è da guardare più attentamente il Vangelo e per guardare bene chi è Gesù. Chi è Gesù significa questa visione dinamica, coscienti che non hai scoperto interamente la sua persona e il suo mistero. Questa visione dinamica che penetra in ogni attimo di vita e che ogni giorno puoi rinnovare, cambiare, illuminare di più. È proprio come un rapporto fra due amici, che più stanno insieme, più prendono gusto a stare insieme l'uno con l'altro, a essere l'uno per l'altro, l'uno per l'altro. È così, è un cammino in crescendo, capite? Di bellezza in bellezza. E quindi se c'è un obiettivo da raggiungere, proprio questa familiarità sempre più profonda e vera con Gesù, attraverso lo Spirito, da farti sentire figlio, figlia amata dal Padre. To be continued.
Pregate perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio che è nostro Padre. O Padre, accogli i doni che la Chiesa mette qui su questo altare nella festa di Mattia e sostienila sempre con il tuo amore, con la tua luce, in Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È giusto ed è bello rendere grazie a te, Padre Santo, perché ci hai donato Gesù per svelare il tuo amore per noi. Tu hai fatto nascere e stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché attraverso i secoli sia un segno visibile del tuo amore, della tua santità. E in nome tuo trasmetta a tutti gli uomini le verità che possono illuminare la vita e sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza uniti agli angeli e ai santi proclamiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti ringraziamo perché ci hai chiamato alla tua presenza a vivere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo con umiltà per la comunione al corpo e al sangue di Gesù, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo grande amore.
Affidiamo a te, o Padre, la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Aiutala a crescere nella fede, nell'amore, in unione al nostro Papa Francesco, al nostro Vescovo Francesco e a tutti i nostri pastori e comunità nelle quali viviamo. Affidiamo a te tutti i nostri cari che hanno lasciato questa vita e che crediamo vivi in Gesù risorto. Affidiamo a te anche tutte le persone che in questo momento sono malate, sono in difficoltà. Dona loro il tuo spirito. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla tua vita insieme a Maria, agli Apostoli, Mattia e tutti i Santi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Dentro questo reale abbraccio di vita e di amore, dentro questa energia di luce che non può essere abbattuta, se solo lasciassimo un po' di più che questa luce penetrasse in noi, agisse per quello che può tanto in noi e fra noi, se soltanto avessimo un po' più di fede e di coraggio nel lasciare che l'amore trinitario abitasse in noi nei diversi momenti della nostra vita. Se percepissimo un po' di più che la chiave per aprire le porte, anche quelle più chiuse della nostra anima, c'era questo amore trinitario. E allora siamo al sicuro, siamo pieni di fiducia, siamo degli esseri umani trasfigurati. E allora sì che possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Padre, da ogni male che abbiamo nel cuore. Donaci la forza di vivere, di superare i turbamenti della vita e di camminare liberi dal peccato, con l'aiuto della tua misericordia, nell'attesa di incontrare sempre di più il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai donato la pace ai tuoi apostoli, ora guarda tutti noi, segnati dal male, dalla sofferenza, dall'egoismo, dalle ferite. Guarda i nostri cuori e donaci la tua unità, la tua luce, la tua pace, la tua amicizia. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore Gesù, Maestro e amico di tutti noi, sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i nostri peccati e i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Rendiamo grazie, Padre, perché non privi mai la tua famiglia di questo pane di vita che rivela l'amore che anche Mattia ha sperimentato e ha testimoniato. Donaci la grazia di essere avvolti, coinvolti e stravolti da questa luce che possa liberarci da ogni male e renderci tuoi testimoni oggi. In Cristo nostro Signore. Il Signore Gesù è con noi. Dio, che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza degli Apostoli, per intercessione di Mattia, vi colmi del suo amore. Guidati dall'insegnamento e dall'esempio degli Apostoli, possiate divenire dinanzi a tutti coraggiosi testimoni del Vangelo. I Santi Apostoli che ci hanno trasmesso il primo annunzio della fede intercedano per noi perché possiamo giungere alla gioia eterna nella casa del Padre. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discende su di voi e con voi rimane sempre. La gioia del Signore Gesù è in noi, è la nostra forza. Vivete con l'entusiasmo che Lui mette nei nostri cuori. Andate in pace. Vi auguro una buona serata, con chi può, ci vediamo fra non molto alle 21:30 e il racconto continua. Abbiate fiducia.